Ciao a tutti, io sono Robin Till e benvenuti nel primissimo video parlato di questo canale. Ho deciso di fare il video di questo viaggio perché è stata una vera e propria avventura. Io e il mio fidanzato siamo partiti da Napoli e la prima tappa è stata a Perugia. L'obiettivo di questo viaggio inizialmente era l'acquario di Genova, però, data la grandissima distanza con Napoli, abbiamo deciso di impiegare tutta la settimana e di fare varie tappe. Perugia è una città molto carina, non ci sono molte cose da vedere, però è stata molto interessante e ci siamo rimasti solo per una notte e poi ci siamo diretti verso Bologna. Avevo grandissime aspettative su questa città, devo dire è molto carina come città, però insomma mi aspettavo qualcosa in più. Siamo rimasti a Bologna per un giorno e mezzo, 2 notti, e abbiamo avuto il tempo di girare la città e di vedere la maggior parte delle cose. Tipo la famosissima finestrella di Via Piella, il Duomo, Piazza Nettuno e insomma è stata una bella passeggiata. Sì, qui probabilmente stavo pensando al giorno successivo in cui saremmo arrivati a Genova e avremmo visto i lamantini, finalmente. Per questo viaggio non abbiamo organizzato assolutamente nulla da vedere se non solo l'acquario e quindi ci siamo fatti trasportare un po' dal momento e abbiamo passeggiato dove ci capitava. E dato che il viaggio era già molto impegnativo, abbiamo deciso di visitare le città con molta tranquillità e con questo mood devo dire che abbiamo visto tante cose. Molto interessante il complesso delle 7 chiese di Santo Stefano, a me è piaciuta veramente tantissimo. Terza tappa di questo viaggio on the road è stata Genova. Devo ammettere che non avevo grandi aspettative su questa città, ma mi ha veramente sorpresa, in positivo ovviamente, e devo dire che mi sono trovata molto bene e mi è piaciuta molto la città, l'architettura è bella, ci sono belle cose da vedere e soprattutto c'era il nostro obiettivo, l'acquario di Genova. Anche qui siamo rimasti 2 notti e abbiamo avuto tutto il tempo per passeggiare per il centro storico e provare qualche specialità genovese. È stato un viaggio molto stancante, però è stato veramente molto bello e ne è valsa sicuramente la pena. E finalmente, dopo la passeggiata nel centro storico, sono arrivata al vero obiettivo di questo viaggio, ossia l'acquario di Genova e quindi i lamantini. E finalmente ecco i lamantini che volevo vedere da tantissimo tempo. Giuro, il mio animale guida, cioè è stupendo! E sì, alla fine sono rimasta tipo mezz'ora solo davanti alla vasca dei lamantini, ma in realtà l'acquario di Genova è enorme e ci abbiamo messo 4 ore per visitarlo tutto. E qui si può ammirare il mio entusiasmo verso queste creature stupende. E niente, cioè, guardateli! Mi sono anche sentita fortunatissima a poterli riprendere così bene e nel momento giusto, quindi io super super felice. Ripeto, l'acquario di Genova è veramente enorme e non ho fatto molte riprese se non per i lamantini, però abbiamo visto veramente tantissimi animali. E poi ho avuto anche l'occasione di poter vedere finalmente le foche, che sono altri animali bellissimi che volevo vedere da tempo. Questa vasca era veramente immensa. Compresa nel biglietto c'era anche la possibilità di visitare la biosfera, un ambiente tropicale che è all'esterno dell'acquario. Sempre compreso nel biglietto c'era l'ascensore panoramico chiamato Bigo, da cui abbiamo visto tutta Genova dall'alto. E fare questa esperienza al tramonto è stata veramente la scelta migliore che potessimo fare perché era stupendo. E così il penultimo giorno di questa magnifica settimana abbiamo cominciato il viaggio di ritorno verso Napoli, fermandoci a Spoleto. Forse è stata la città che ho preferito di più, è un piccolo paesino, ci siamo rimasti per pochissimo tempo, però mi ha veramente rubato il cuore. E anche qui, nonostante 6 giorni di viaggio e tutta la stanchezza, abbiamo camminato un bel po' fino ad arrivare alla fortezza, da cui abbiamo visto un bellissimo paesaggio. Piccola parentesi, se avete visto Don Matteo riconoscerete assolutamente questo posto.
E si conclude così questa settimana ricca di avventure, tanta stanchezza, però veramente tante esperienze da raccontare. E così, dopo più di 1500 km d'auto e 1000.000 ore di viaggio, siamo tornati a Napoli. Ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto lascia un mi piace e magari un commento. E se ti va, seguimi anche sugli altri social. Ciao!